Benvenuti a nuova puntata di Sotto Casa. Oggi ci troviamo a Castions di Strada, in questa sala che vedete dell'Is Mascaris. Poi ci spiegherà l'assessore il perché ci sono qua queste maschere. Alessandro Favotto, benvenuto. Ciao Alexis, grazie dell'opportunità. Proverò a spiegarvi e a raccontarvi un bel po' di cose del mio paese. Anche perché l'assessore ha la delega allo sport, all'associazione, alla cultura, all'istruzione. Ma perché nasce questa sala con tutte queste maschere? Allora, innanzitutto la sala delle Mascaris è stata fatta anche per portare in rilievo questa associazione, l'Is Mascaris, che è di Morsano di Strada, della frazione di Castions, e ha portato il nome di Morsano, Castions, e quindi del Friuli Venezia Giulia in giro per il mondo. Queste sono delle maschere fatte completamente a mano, con tecniche particolari, e immaginatevi quando vengono vestite dalle persone, dai figuranti, e vanno a sfilare con queste maschere, con dei vestiti, anche questi lavorati a mano, e portano queste sfilate in tutto il mondo. Penso al Carnevale di Rio, a Cuba, dove sono stati vinti numerosi premi, e come dicevo hanno portato in alto il nome di Castions, Morsano e del Friuli Venezia Giulia. Un'eccellenza quindi per il vostro territorio. Vedete le maschere inquadrate in questo momento da Paolo Bassi, che rappresentano alcuni cartoni animati, alcuni personaggi della Disney. Immagino che poi ogni anno cambino a seconda anche del tema che l'associazione vuole proporre di carnevale in carnevale. Ma ritorniamo alle associazioni del territorio, perché sono parecchie, poi andremo a conoscere la Proloco e altre associazioni del territorio. Esatto, appunto, parlando di eccellenze come gli Smaskers, mi viene da pensare a un'altra eccellenza, che c'è la squadra di softball di Castions di Strada, che milita in Serie A2 e sono riusciti anche quest'anno a fare il campionato nonostante tutte le problematiche. E una cosa molto bella da ricordare è che quest'anno avremmo dovuto avere gli europei di softball qua in Friuli Venezia Giulia, con campo principale Castions di Strada. Purtroppo per gli ovvi motivi non si è potuto fare, ma la bella notizia è che questo evento verrà fatto il prossimo anno, a luglio, e dobbiamo tifare tutti la nazionale italiana, perché è campione uscente degli europei, e poi si trasferirà direttamente a Tokyo per le Olimpiadi, per provare a vincere qualche medaglia. E speriamo di vedere colorata di tante bandiere europee, saranno 22 nazionali presenti, quindi un bel appuntamento per il prossimo anno. Assolutamente sì, questo per quanto riguarda le associazioni sportive. Poi immagino ci siano anche altre associazioni del territorio, ma ricordo sempre io quanto sia importante la forza del volontariato in tutte queste associazioni, che arricchiscono anche quelle che sono i valori di un territorio come quello di Castions di Strada. Esattamente, sono orgoglioso di essere assessore alle associazioni, perché ci tengo e le amo molto, e sono circa una trentina, quindi il tessuto associativo del comune è molto molto valido, e si è visto anche, nonostante le problematiche che abbiano avuto con la chiusura, come tutte le attività, si sono riscoperte a dare una mano al territorio, alla nostra comunità, chi raccogliendo dei fondi, penso per l'ospedale di Palmanova, oppure per i buoni spesa che poi sono stati destinati alle famiglie con difficoltà, per portare poi a spenderli qua nelle attività del territorio, e anche le mascherine che sono state fatte, oltre a tutte le associazioni umanitarie che hanno dato una grande, grande mano, mi sento di ringraziare in questo momento, e ora hanno bisogno loro del nostro aiuto. Certo, cioè si creano anche queste sinergie tra associazioni nei momenti di difficoltà, e poi naturalmente il comune risponde e dà un'ulteriore mano per il proprio territorio. Andremo tra poco a conoscere altre associazioni e andremo subito a conoscere la Proloco. La piazza di Castions di Strada è qui, che trovo Agata De Anna della Proloco Maggio Castionese, per parlare anche della storia della Proloco. Quando nasce? Ciao Alexis, la nostra Proloco nasce nel 2003. Prima era comitato festeggiamenti e poi è nata la Proloco come si intende adesso.
Io sono stata per diversi anni presidente e adesso naturalmente, visti i limiti di età, l'ho ceduta a uno più giovane che purtroppo oggi è impegnato. E come Proloco cerchiamo di valorizzare al massimo le attività del paese, di dare un impulso al commercio, al turismo e a tante cose. Purtroppo quest'anno non è stato possibile, non è stato possibile portare avanti il nostro programma. E quindi io ricordo sempre la festa del coniglio. La festa del coniglio che viene il 1° maggio e quest'anno la festa del coniglio non si è stata rimandata. È stata rimandata, sì. Adesso stiamo facendo per il paese una. Abbiamo organizzato con l'aiuto delle associazioni, delle varie attività, una lotteria il cui ricavato andrà alla ristrutturazione della chiesa di Santa Maria, che da noi chiamata Glesie Viere, che è una chiesa che risale ai tempi di Paolino d'Aquileia, stata rimaneggiata più volte e nella sua forma attuale risale agli inizi del 1500. All'interno ci sono dei pregevoli affreschi di Gaspare Negro. Quindi uno dei simboli di Castiglione. È uno dei simboli, soffriva di perdite d'acqua e abbiamo i soldi sono sempre pochi, quindi ci siamo dati da fare per organizzare questa lotteria. L'estrazione avverrà il 31 ottobre e cercheremo di fare un po' di festa per quello. Poi abbiamo in programma l'accensione dell'albero, l'abbiamo iniziata l'anno scorso con un albero alto 12 metri e faremo anche quest'anno. E quindi state pensando a quelli che sono gli eventi natalizi? È qualcosa. Se si può fare qualcosa, ecco, ancora. Ma in quanti siete in Proloco? Perché tu sei da tanti anni. Io ci sono da anche tanti giovani, anni. No? Che ci sono anche giovani. C'è il consiglio, che siamo in 10 circa. Sì. E poi quest'anno ci sarà il rinnovo e speriamo che entrino tanti giovani. Perché c'è bisogno, no? C'è bisogno, di portare vicino sempre più persone in Proloco, perché per portare avanti tutti questi eventi ci vuole forza giovane. Forza fresca. Forza fresca. Però di Agata De Ana ce n'è una sola ed è bravissima. Grazie per essere stata in nostra compagnia. Ora andiamo in un'altra location per presentarvi la banda di Castiglione di Strada. Eccoci qua, sono nella sala musica perché in questo momento raggiungo il presidente onorario della banda di Castiglione di Strada, Franco Cantarutti. Presidente onorario, ma prima era proprio all'interno della banda. Sì, sì, 22 anni presidente. È stato presidente. La banda si chiama precisamente? La banda si chiama Corpo Bandistico Comunale Giaochino Rossini di Castiglione di Strada. Ma in quanti siete ad oggi, per poi fare un escursus storico? Oggi in questo momento saremo una sessantina così, 55-60. Tutti di Castiglione di Strada? No, sono dei paesi limitrofi anche, da Gonars, da Talmassons, da Mortegliano. E girate tutta l'Italia, non solo? Sì, ogni anno, siccome noi abbiamo dal 1986 una corriera, adesso sono cambiate, sono tre passate, insomma, adesso non abbiamo una Gran Turismo, ma ogni anno facciamo almeno due viaggi, due viaggi abbastanza importanti, anche di 4-5 giorni, 6, e ci spostiamo sia all'estero che in Italia, dove ci sono dei concorsi, delle manifestazioni importanti, e noi rassegne bandistiche. E noi ci spostiamo per questo
così visitiamo anche l'Italia. L'Italia l'abbiamo visitata tutta, anche le isole maggiori, cioè la Sicilia, siamo stati due volte, che abbiamo fatto un gemellaggio anche col paese San Filippo del Mela. E poi siamo stati anche in Sardegna, a Macomer. Ecco, anche lì abbiamo girato tutta la Sardegna, siamo stati lì a 6 giorni e abbiamo suonato, ho fatto 2 o 3 concerti anche per il Fogolar Friulano. È così. E questa è la sala che vi vede riunire quante volte a settimana? 2 volte alla settimana, il martedì e il venerdì, però adesso con questi tempi qua c'è un po'... T'avete limitato? Cambiato un po' le cose, ecco. Però insomma si fa prove perché sabato abbiamo un concerto per un amico, è morto un giovane suonatore che aveva giovanissimo. È morto di un colpo, è stato un colpo al cuore anche a noi tutti, che insomma per questa cosa qua. Voi, come nasce la banda di Castions? La banda di Castions è tradizionalmente vecchio, perché nel 1878 sembra sia nata la banda, poi durante le guerre si è fermata, e poi si è ripresa nel 1973 come banda giovanile. E adesso, dopo, siccome erano tutti giovani, quelli più fino a 18 anni, 17 anni, andavamo a fare i concorsi, ne abbiamo vinto tantissimi, abbiamo fatto 20 di concorsi e abbiamo vinto tantissimi, contenti, perché insomma i ragazzi si impegnano e sono molto bravi, bravi maestri. Organizzate anche diversi concorsi, vero? Organizziamo il concorso Music Coop, è un concorso a livello nazionale o internazionale, perché sono anche bande slovene, non so. E allora quest'anno doveva essere fatto e purtroppo per motivi di Covid è stato rimandato, sì. Comunque è una grande partecipazione, 500 suonatori, giovani, tutti giovani. E poi al Giovanni da Udine stanno, non so, 1000 persone, era strapieno. Ecco. Io ringrazio Franco Cantarutti e ora facciamo una piccola, ma davvero piccola, pausa per la pubblicità e io ritorno in piazza a Castions, esco dalla sala musica per presentarvi altre realtà di Castions. A tra poco. Di nuovo assieme da Castions di Strada ci siamo spostati e siamo nella latteria sociale. Qui con me il presidente Michele Marello, che ci presenta anche un po' la storia della latteria sociale. Da quanto tempo lei è qui, ma da quanto tempo la latteria sociale è qui a Castions? La latteria è una delle più vecchie turnarie del Friuli, 1902. È andata avanti per moltissimi anni e 5 anni fa, nel 2014, abbiamo fatto una bella ristrutturazione che ci ha permesso di andare avanti e di creare anche nuovi prodotti, perché prima si facevano solo dei duri, del formaggio latteria normale. Invece adesso la nostra produzione è molto diversificata. Si passa dallo yogurt ai vari stracchini, caciotte e cose anche molto particolari, formaggi molto particolari. Siamo rimasti in pochi soci, circa 9, da un numero altissimo di circa 45 negli anni 80, però è una realtà che funziona. Il paese di Castions risponde molto bene, anche se la chiusura era stata di quasi 2 anni, e stiamo lavorando. E quindi è uno dei punti di forza anche del territorio di Castions, perché tutti conoscono la latteria sociale, arriva gente anche da fuori di Castions. Certo, certo, abbiamo i paesi limitrofi e anche tanta gente del Pordenonese che ultimamente ci dà grandi soddisfazioni, perché vengono di solito il sabato e fanno delle belle spese
e ci gratificano con i complimenti per i nostri prodotti. Ma qual è il prodotto di punta della latteria? Il prodotto di punta è il formaggio latteria che noi produciamo, e quello che diciamo vendiamo di più, che è il nostro 60-90 giorni, che è il miglior almeno sentendo i nostri clienti, è uno dei migliori prodotti che abbiamo. E abbiamo un ragazzo molto giovane che si chiama Richard, il Casaro, che quando abbiamo riaperto aveva 21 anni, e anche lui si è migliorato col passare del tempo e sta facendo bei prodotti e ci sta dando grandi soddisfazioni. Speriamo di continuare e speriamo che cambi un po' anche queste situazioni che ci sono in giro, perché è difficile per la gente. Però abbiamo anche nel periodo del Covid abbiamo dato un servizio ai nostri clienti. Quindi durante il lockdown voi eravate qui? Sì, sempre aperti, sempre disponibili, dando anche dei piccoli prodotti tipo la frutta, la verdura che la gente faceva fatica a reperire, e siamo sempre stati presenti e siamo stati anche premiati dalla gente, perché la gente si è vista che anche dopo il lockdown è ritornata, ha continuato, e abbiamo tanti piccoli prodotti artigianali di quasi tutti nella zona di Castillon o paesi limitrofi, e cerchiamo di andare avanti così. Quindi speriamo. Valorizzate il territorio di Castillon ma anche i territori limitrofi? Certo, abbiamo il riso di Fracaroli ad esempio, abbiamo le farine di Morras, ci sono un paio di produttori di vino che portano il loro vino, che anche sono soci della latteria di Castillon, perché non ci sono solo soci che portano il latte ma anche soci che consegnano ad esempio il vino, il miele e altri prodotti. E il futuro come si vede dopo questo lockdown? Insomma, alla fine avete trovato anche qualcosa di positivo dal lockdown? Voi. Certo, futuro speriamo sia roseo, speriamo che non ci sia un altro lockdown. Questo no. Così la gente continuerà a lavorare, perché è quello il grosso problema. Il problema è che la gente, se non ha i soldi, non spende. Quindi il problema del lockdown è questo. Io ringrazio il presidente Michele, adesso ci spostiamo e andiamo a fare un excursus storico di Castillons di strada, e quindi ci vediamo tra poco. Abbiamo raggiunto la chiesa di Santa Maria a Castillons di strada, qui nel territorio però la chiamano la Glesevière, e qui con me c'è uno storico del territorio, un appassionato di storia locale, Stefano D'Ambrosio, che ci presenta intanto l'esterno della chiesa, le caratteristiche. Le caratteristiche di questa chiesa, che è stata considerata la prima pieve nel nostro paese, ha una caratteristica speciale, perché innanzitutto rappresenta una chiesa riferita dipendente dalla giurisdizione del capitolo di Aquileia, a cui ovviamente era soggetta come giurisdizione. E qui abbiamo un portale della chiesa che ha un'architrave marmorea e con due lesine che in qualche modo nobilitano la facciata di questa chiesa. Ci sono un arco, diciamo, rientrante, che ovviamente è un rosone centrale, che rendono questa facciata molto più armonica e ritmica quasi, e la nobilitano e la rendono molto più snella e interessante dal punto di vista estetico. Allora adesso noi entriamo e andiamo a presentare gli affreschi che si trovano all'interno. Siamo entrati, così Stefano ci presenta quelli che sono gli affreschi. Partiamo da questa zona. Il capolavoro pittorico di questa chiesa è rappresentato dagli affreschi che nelle due pareti laterali la rendono in qualche modo sontuosa. Parliamo di affreschi risalenti al 1534, opera del Gaspari Negro, pittore di origine veneziana, ma che fu adottato in Friuli fin dall'inizio del 1500. Questo è il suo capolavoro pittorico, l'opera più importante e più significativa di tutta la sua arte, ed è la meglio conservata che sia pervenuta ai nostri giorni. Bisogna ricordare che questo ciclo pittorico
è di una bellezza, nonostante anche delle mutilazioni ovviamente del tempo e dall'umidità e dalle infiltrazioni d'acqua, però qui abbiamo il primo quadro, è rappresentato dal San Biagio che viene catturato nella grotta del Monte Argeo, il secondo quadro è il martirio di San Biagio che viene in qualche modo martirizzato con il pettine di Cardatore, e poi sotto abbiamo invece un quadro che si distanzia dai precedenti perché è la lavanda dei piedi fatta da San Pietro a Gesù Cristo. Purtroppo anche è il quadro che ha subito un po' di danni dal punto di vista ambientali, però è quello che i critici d'arte riconoscono tra i più belli e più significativi della rappresentazione. E poi sul lato sinistro abbiamo invece un ciclo pittorico molto più ampio e completo rispetto al precedente, non ha subito danni significativi, e nella parte superiore abbiamo i riquadri riferiti da destra a sinistra, riferiti alla vita di Santa Maria Maddalena, a cui è dedicato l'altare sottostante. Abbiamo il pentimento nel primo riquadro di Maria Maddalena, il secondo la risurrezione di San Lazzaro e l'apparizione di Gesù Cristo alla Santa. Successivamente nella parte mediana della parete ritroviamo invece la Dormitio Virginis della Madonna, perché questa chiesa è dedicata alla Madonna, non dimentichiamoci, e nella parte finale abbiamo la Natività. La cosa interessante e curiosa è l'eleganza della Santa, che lo vediamo in abiti rinascimentali, e anche la delicatezza con cui sono state anche l'espressività dei volti delle figure più rappresentative, anche se non raggiungono mai quell'elevazione rinascimentale che caratterizza le opere di più grande fama. Interessantissimo invece il richiamo architettonico di questa composizione, che è data dall'altare della Santa, che in qualche modo rendendolo imponente e ovviamente molto, molto classico, con le colonne corinzie che sovrastano la nicchia dell'altare della Santa, che è raffigurata accanto a due martiri, i primi martiri della Chiesa, quindi ovviamente San Giovanni Battista e Santo Stefano. Ringraziamo Stefano perché è stato davvero molto prezioso e preciso nella presentazione degli affreschi, ma ci aspetta l'assessore per chiudere questa puntata da Cassions di Strada per presentarci quelle che sono anche le novità a livello di amministrazione comunale. Abbiamo raggiunto l'assessore Favot, perché questa è stata una settimana ancora più difficile con l'avvio delle scuole. Lei è assessore all'istruzione, com'è andata? Beh, c'è stata una grande collaborazione tra tutte le parti, penso agli uffici del comune, ma anche alla dirigente scolastica e all'istituto comprensivo. È stato veramente una bella sfida, ma siamo riusciti ad attivare tutti i servizi anche inerenti alla scuola, quindi penso alla mensa, al doposcuola, alla preaccoglienza, al trasporto scolastico. Quindi che il nostro obiettivo era quello di far felici i nostri bambini, i nostri ragazzi al rientro della scuola, in modo che possano godere appieno di quella che è un loro diritto, che è l'istruzione. E voglio ricordare anche
tipo iniziative come queste, come il giornalino della scuola, il Pelli Scrive, e in cui i ragazzi proprio si vede che hanno la voglia di stare insieme e di vivere assieme questo, questo momento che è la scuola. E anche il territorio, no? Perché così condividono quelle che sono le peculiarità del territorio. Ma perché venire a Castione di Strada, assessore? Beh, vedi Alexis, io sono venuto ad abitare a Castione 20 anni fa ormai, sono stato accolto come in una famiglia grazie al tessuto delle associazioni, come si è visto. Poi c'è la storia, abbiamo una peculiarità che è l'armeria, un fiore che cresce solo qua, abbiamo visto anche le tipicità del territorio agricolo che ha portato delle eccellenze. Diciamo che poi ti puoi trovare anche in strada a sentire una banda, oppure a sentire una fisarmonica, una chitarra e magari fare compagnia insieme in un locale. Ecco, diciamo, per me è stato tutto questo, e penso anche per le persone che verranno a trovare il nostro paese, a trovarci, penso che ci troveranno bene. Io ringrazio l'assessore Alessandro Favoto, quindi venite a Castione di Strada per conoscere le peculiarità di questo territorio. Grazie e alla prossima.